Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video che aspettavo veramente da tanto. Sono felicissima di poter girare il primo Q&A, quindi domande e risposte relative all'adozione. Ve l'ho chiesto su Instagram, mi avete lasciato un sacco di domande, tutte veramente molto interessanti. Quindi direi di cominciare subito perché non vorrei fare un video lungo 6 ore. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo velocemente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per avere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Non c'è un ordine prestabilito, leggerò le domande come mi sono arrivate. Alcuni di voi mi hanno fatto le stesse domande, quindi ovviamente in quei casi non mi ripeterò. La prima domanda è: come sta reagendo a questa nuova vita? Ovviamente la maggior parte delle domande riguardano la nostra bambina. Allora, la bambina sta reagendo molto bene, si è ambientata subito, si è affezionata a tutti i parenti, le piace il posto dove viviamo, la sua cameretta e così via. Ovviamente ci vuole, come per ogni cambiamento, un po' di tempo, e anche per lei è stato così. Per quanto sia stata una bambina che ha accettato in maniera molto positiva l'adozione, è ovvio che il cambiamento è stato radicale, perché lei viveva in tutt'altro posto, con altre persone con le quali ha vissuto gomito a gomito per tanto tempo. Quindi ovviamente l'unica cosa che notiamo in questo momento è che ogni tanto prova un po' di nostalgia per le amiche che vivevano con lei, per le persone che si prendevano cura di lei. È una cosa normale, noi le facciamo capire che non deve assolutamente né vergognarsi né tenere questi sentimenti per sé. Lei è comunque felice di vivere qui e questi momenti di nostalgia, che diventeranno chiaramente sempre più radi col passare del tempo, sono una cosa, insomma, che affronta con grande naturalezza. Come sta andando con la scuola? Si trova bene con gli altri bambini? Con la scuola va bene, abbiamo iniziato con 2 settimane di ritardo perché c'è stato un caso di Covid nella scuola, quindi 2 settimane di quarantena per le maestre, e abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Lei comunque si trova bene? Ha delle leggerissime difficoltà dovute al fatto semplicemente che le è mancato l'asilo, che è mancato un po' a tutti vista la chiusura delle scuole durante, insomma, la fine dello scorso anno scolastico, però in realtà lei particolarmente, perché credo abbia fatto un asilo molto molto poco proficuo, quindi diciamo è arrivata che non sapeva neppure scrivere il suo nome, ma è bravissima, impara in fretta, quindi sta scrivendo le prime letterine, il suo nome riesce a scriverlo tranquillamente. È una bambina che sta imparando anche a rimanere concentrata sempre più a lungo, una cosa che all'inizio le rimaneva un po' difficile, però insomma va tutto più che bene. Con gli altri bambini si trova bene, è molto socievole, quindi insomma non era una cosa che mi preoccupasse più di tanto. Sicuramente ha legato un po' di più con i figli dei nostri amici, con i quali ci vediamo ogni tanto, Covid permettendo, perché qui le regole cambiano spesso, quindi questi incontri sono sempre più rari. Magari ci vediamo all'aperto in un parco giochi, riesce ad incontrare 1 o 2 bambini, sempre con la mascherina eccetera, comunque in quei casi riesce a socializzare bene. Sarebbe tutto più semplice se ci fosse la possibilità di vederci un po' di più, però per il momento è così. Ci è voluto un periodo di adattamento o si è sentita fin da subito a casa sua? Ci è voluto un periodo di adattamento. La bambina, come ho detto, ha risposto benissimo a tutto, è arrivata qui felice di essere qui e meravigliata da tutto quello che aveva intorno. Ho notato però un cambiamento quando, durante i primi giorni, lei, riferendosi a questa casa, parlava di casa vostra, quindi riferita a me e al suo babbo. Un giorno poi, all'improvviso, dopo qualche settimana che era qui, ha cominciato a parlare di casa nostra. Ecco che lì ho capito che era scattato qualcosa ed ha cominciato a sentire questa casa anche come sua. Anche in questo caso è molto normale, perché questa casa è piena di cose che noi abbiamo comprato per lei o che noi abbiamo portato qui prima che arrivasse lei, e quindi era una cosa graduale che doveva accadere in questo modo, però adesso si sente molto tranquilla. Che ha detto la tua bimba quando ha visto il cane e la sua cameretta?
Allora, io ho il video, non so se lo mostrerò mai, è un video meraviglioso del giorno in cui siamo arrivati, quindi proprio noi che scendiamo dalla macchina, il primo incontro con i nonni, con gli zii, eccetera, meraviglioso. Siamo subito entrati in questa stanza perché c'erano diversi regalini per lei e poi qui dietro appunto c'era la sua cameretta. Vi dico solo che la mia mamma le aveva cucito una coperta tutta colorata con la quale lei ha voluto dormire nonostante fosse il 14 agosto e ci fosse un caldo infernale, quindi le è piaciuta moltissimo e adorava l'idea che fosse tutta sua, perché ovviamente fino ad ora lei aveva vissuto in un istituto e quindi condivideva la camera con altre bambine, quindi le è piaciuta tanto. Con il nostro cane, con Tuco, si è sentita subito a suo agio, lo adora, lo abbraccia, lo bacia di continuo. Diciamo che è stato più geloso il cane all'inizio, poi anche lui ovviamente ci ha fatto l'abitudine, ovvio. Avevate paura che la bambina fosse malata? Nel senso, malattie pregresse? Sul fatto delle malattie mi vengono poste via via delle domande del genere e vi rassicuro, per quanto riguarda l'Italia, le cartelle cliniche o comunque qualsiasi tipo di malattia abbia il bambino che va in adozione viene ovviamente immediatamente comunicata ai genitori adottivi. Quindi tutto quello che gli assistenti sociali, i medici, il tribunale sanno viene comunicato ai genitori adottivi, che devono sapere tutto. Quindi nel caso ci fossero stati dei problemi, noi l'avremmo saputo immediatamente. Inoltre, quando viene fatta una domanda di adozione, ci viene richiesto quali malattie o quali problemi, insomma, ci sentiamo in grado di affrontare. C'è proprio una lunga lista con problemi più e meno gravi che i genitori devono scegliere, ecco. Quindi in ogni caso, quando avviene un abbinamento, di solito si tiene conto anche di questo e del fatto che i genitori abbiano dato o meno la disponibilità ad accogliere certe problematiche. Nel nostro caso non c'era niente da rimarcare, non c'era assolutamente nulla nella bambina, l'abbiamo anche fatta ovviamente visitare dalla pediatra, che ha detto che è in perfetta salute, è solo un po' piccolina per la sua età, cosa abbastanza normale. In che modo vi stanno ancora dietro gli assistenti sociali e per quanto? Quando si adotta un bambino c'è sempre un anno di affido preadottivo, quindi tra un anno noi avremo un'udienza definitiva che le farà anche cambiare il cognome e prenderà finalmente il nostro. Quindi durante questo anno di affido preadottivo gli assistenti sociali sono tenuti a mandare delle relazioni al tribunale dicendo e descrivendo appunto come sta andando la nuova famiglia che si è creata, e quindi anche nel nostro caso ogni 4 mesi l'assistente sociale deve fare una relazione, quindi ci incontriamo ogni tanto per fare un po' il punto della situazione e capire come sta andando. Com'è stato l'approccio con una bimba così piccina? Mi è piaciuta molto questa domanda perché la bambina ha 6 anni, per tante persone non è piccola, mentre per noi sì. Ovviamente anche in questo caso avevamo detto noi che eravamo disponibili ad adottare un bambino che avesse tra i 0 e i 7 anni, quindi ci aspettavamo qualsiasi tipo d'età in questo range. E diciamo che ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ma io vedo solo i vantaggi, nel senso che è vero che un bambino più piccolo ricorda meno della sua vita passata, ha chiaramente trascorso meno tempo lontano dai genitori adottivi e quindi si può creare magari un legame che parte da prima e che pone delle basi diverse. Ovviamente un bambino di 6 anni ha un passato che ricorda, ha avuto una vita prima di incontrarci e che insomma in qualche maniera l'ha condizionata fino ad ora. Però noi in realtà siamo felicissimi perché è una bambina molto comunicativa con la quale possiamo parlare, che quindi riesce a spiegarci i suoi problemi, con la quale riusciamo fin da adesso a parlare anche di adozione, di quella che è la sua storia. Ci siamo risparmiati, come mi dicono tutti, il periodo dei pannolini, delle notti insonni, dover comprare tutte quelle cose che un neonato richiede. Quindi insomma in realtà per noi è stata un'esperienza molto positiva. La bambina, mi è piaciuto il commento che è stata definita piccola perché è piccola. Io ragazzi, un po' che è molto minuta di fisico, ma quando la mattina la vado a svegliare lei è nel suo letto, è minuscola, minuscola, io la tocco mi sembra di prendere un neonato, lei si accuccia proprio tra le mie braccia ed è meraviglioso. Come sono cambiati i vostri equilibri in casa anche come coppia?
Gli equilibri ovviamente sono totalmente cambiati, nel senso che non abbiamo più la stessa quantità di tempo da passare in coppia, quindi quando c'è la bambina in casa ci concentriamo su di lei, o io da sola, o mio marito da solo, oppure insieme, quindi insomma è ovvio che la vita cambia. In realtà come coppia noi ci siamo sentiti molto più forti, ecco, diamo più valore al tempo che passiamo da soli, proprio perché è meno, ci alterniamo nei compiti, siamo molto in linea, quindi parliamo tanto anche della bambina in modo da essere sempre d'accordo sulle linee che vogliamo tenere con lei. Abbiamo anche noi i nostri ruoli, io sono quella magari più coccolona, mentre mio marito è il giocherellone, quindi insomma il nostro equilibrio è cambiato, ma è meglio, ecco, noi ci sentiamo a nostro agio anche in questo, perché la vita è cambiamento, bisogna saperlo accettare e anzi vedere sempre il lato positivo. Quanto peso ha secondo te la situazione socio-economica della coppia che intende adottare? Allora, diciamo che tendenzialmente non ha peso, nel senso che noi, io e mio marito, abbiamo iniziato le pratiche per l'adozione in un periodo nel quale praticamente lavorava soltanto lui, mentre io avevo la libreria dalla quale guadagnavo poco e niente. Quindi in realtà nessuno ci ha mai fatto domande del genere. Ovviamente viene richiesto un minimo di sostentamento economico che sia in grado di sostenere la presenza di un bambino. C'è sempre la visita domiciliare, quindi gli assistenti sociali vengono a casa per controllare, insomma, che la casa sia a posto e che ci sia, diciamo, ci siano gli spazi sufficienti per una famiglia che si allarga, però ad esclusione di questo non c'è un controllo troppo ferreo, ecco, da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'estero invece alcuni stati lo richiedono, altri no. Per esempio noi avevamo fatto la domanda in Perù e lì non c'era richiesto nessun tipo di diciamo di limite da raggiungere per quanto riguarda i soldi che avevamo. So che invece la Cina lo richiede, quindi la Cina richiede che i genitori adottivi abbiano anche un immobile, se non erro, insomma, intestato a loro e così via, insomma, quindi ogni stato ha un po' le sue regole. Quindi insomma la situazione economica dei genitori non viene valutata in maniera troppo pesante, a meno che i genitori non siano entrambi disoccupati, insomma, se ci sia una situazione effettivamente difficile, se no insomma tendenzialmente non è una cosa che crea grandi problemi, sia per l'adozione nazionale appunto che internazionale. Insomma, per farla breve, non bisogna essere ricchi per voler adottare. Si tratta di un'adozione a rischio giuridico? Se sì, come state vivendo il momento di incertezza? Avevamo messo in conto il rischio giuridico ed è quando un bambino viene affidato ad una coppia di genitori adottivi, ma non è una vera e propria adozione perché ancora magari devono essere fatti dei processi o delle udienze per finire di determinare la situazione del bambino. Quindi ci potrebbe, ecco, anche accadere che poi alla fine il bambino venga affidato a, non so, a un parente della famiglia d'origine o riesca a ritornare alla famiglia d'origine e quindi venga poi tolto ai genitori adottivi. Come ho detto, l'avevamo messo in conto. Vi racconto com'è andata. Quando siamo andati al tribunale per ascoltare la storia della bambina e per appunto parlare, poi mettersi d'accordo per incontrarla, all'inizio l'abbiamo chiesto, c'è il rischio giuridico? E loro ci hanno detto sì. Il giudice mi disse, se non ricordo male, ancora deve essere fatta l'ultima udienza, però insomma dovrebbe mancare veramente poco. E lì per lì, ovvio, ci siamo rimasti un po' male, tra virgolette, nel senso che è comunque un periodo di incertezza che i genitori devono affrontare. È anche vero che i giudici comunque tendono a dare una loro opinione sulla situazione, quindi eventualmente a rassicurare la coppia dicendo che con molta probabilità le cose andranno bene, che il bambino verrà reso adottabile, eccetera. Però insomma ogni situazione è diversa. Abbiamo fatto poi una pausa dal tribunale prima di incontrare le persone dell'istituto dove si trovava la bambina. Quando siamo rientrati il giudice ci ha detto, scusate, ho sbagliato, non era stato aggiornato il fascicolo, sono andata a informarmi, la bambina non è più a rischio giuridico da dicembre dello scorso anno. Quindi nel nostro caso non c'è rischio giuridico e è ovvio, inutile negarlo, questa cosa ci rende più rilassati perché insomma non ci sono veramente possibilità che questa bambina venga allontanata da noi, per fortuna. Ho sentito che la bimba parla già italiano, è stata una difficoltà approcciarsi in due lingue diverse? Rispondo a questa domanda volentieri perché vedo che ci sono ancora dei dubbi in merito. La bambina non è straniera, è italiana, è stata adottata con l'adozione nazionale. Voi sicuramente vi ricordate dell'adozione fatta
della domanda di adozione fatta in Perù, ma alla fine siamo stati chiamati prima dall'Italia ed è andata così. C'è confusione anche perché la bambina ha la pelle un po' scuretta, è semplicemente una carnagione mediterranea, perché insomma è italiana al 100%, non che per noi ci sia nessun tipo di problema, però appunto è abbastanza scura, capelli scuri eccetera, quindi il dubbio c'è, è normale, però no, la bambina parla italiano, quindi non ci sono stati problemi. Le maestre e compagni di scuola sanno che la bimba è stata adottata? Come si comportano? Allora, per quanto riguarda i compagni di scuola, non lo so sinceramente perché non ho avuto modo di parlare con loro, ovviamente non ci sono contatti, però le maestre sì, ovviamente lo sanno, abbiamo fatto anche un incontro in cui ho raccontato loro tutta la storia della bambina perché potessero da una parte sapere come affrontiamo questo argomento in casa e poi anche poter rispondere a eventuali domande o frasi che la bambina potrebbe dire a scuola, quindi sì, lo sanno. Ne parliamo in maniera molto tranquilla, quindi lei ovviamente avendo 6 anni è perfettamente consapevole di non essere nata dalla mia pancia, quindi anche all'aperto cerchiamo, insomma all'aperto intendo con le altre persone, ne parliamo in maniera molto tranquilla perché anche lei si senta sempre a suo agio a parlare di questo. Gli altri per il momento si comportano in maniera perfetta, nel senso che le maestre tengono conto del fatto che ha un'esperienza diversa dagli altri bambini, hanno avuto altri casi, altri bambini adottati, addirittura una delle maestre ha fatto anche un corso apposito per i casi di adozione, quindi insomma è una cosa molto molto tranquilla. Gli altri bambini, in realtà lo sapete, i bambini su queste cose sono più tranquilli degli adulti, quindi per ora non ci sono problemi, arriverà un momento in cui magari anche gli altri amichetti faranno delle domande e a quel punto, in base insomma a come anche la bambina risponderà, metteremo a punto il modo giusto di approcciarsi a questa cosa molto tranquillamente. Quando siete con altri, la bimba vi cerca? A me spaventa non riuscire a creare un legame forte. Sì, la bambina ci cerca, anche in questo caso mi sento di dire che ogni caso è differente, ogni bambino è diverso, ogni situazione è diversa, quindi io vi posso parlare della mia esperienza. Lei aveva tanto, 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 tanto bisogno di una mamma e di un babbo, quindi sì, ci cerca, ci ha cercato fin da subito, appena si allontanava, insomma, voleva tornare da noi. Ovviamente ha maturato anche la sua indipendenza con le settimane, col passare del tempo, perché è ovvio che si è sentita più al sicuro e tranquilla con noi, quindi riesce ad allontanarsi senza problemi, ecco, va a giocare con gli amici oppure va, non so, all'orto con la nonna senza problemi, però quando torna, mamma, mi salta in braccio, quando torna mio marito dal lavoro e salta addosso, baci, abbracci, sì, c'è un bellissimo rapporto e quello che auguro ovviamente a tutte le mamme e i babbi adottivi che mi stanno guardando e che aspettano di conoscere il loro figlio o la loro figlia. Come sono stati gli assistenti sociali che hai incontrato in questo percorso? Allora, quando siamo in un percorso adottivo si hanno rapporti con assistenti sociali e psicologi. Non ho un'altra opinione degli assistenti sociali e degli psicologi, purtroppo, perché la mia esperienza non è positiva. Nel senso che, per quanto riguarda gli psicologi, lasciamo perdere, farò un video apposito. Ne ho incontrati 3, soltanto uno era decente, gli altri 2 stendiamo un velo pietoso, ma io ci sorrido, ma in realtà mi hanno non solo fatta soffrire, mi hanno anche molto danneggiata. Ci sarà un video in cui ne parlerò in maniera approfondita perché queste persone andrebbero radiate proprio. Per quanto riguarda invece gli assistenti sociali, secondo me sono molto impreparati, tendono a voler fare quelli che ho incontrato io, voler fare gli incontri sempre insieme alla psicologa perché sembra non sappiano neppure che domande farmi. Molto spesso hanno scritto delle relazioni facendo un incontro da mezz'ora, cioè veramente molto approssimativi, quelli che ho incontrato io. Spero che in altri posti sia meglio, perché gli assistenti sociali hanno un ruolo molto molto importante, quindi sarebbe meglio fossero un po' più preparati. Quando hai sentito la tua bimba proprio come tua figlia? È stato immediato o graduale? Dirò una risposta che non vi aspettate, probabilmente, ma è stato graduale. Sono molto onesta su questo. Non è una cosa che ho sentito immediatamente, ma non che avessi qualsiasi, cioè un tipo di, non so, di repulsione o di distacco, semplicemente ci è voluto del tempo perché io e mio marito eravamo 2 estranei per lei e lei per noi era un'estranea, quindi ovvio che abbiamo aspettato questo momento per tanto tempo. Quando l'ho vista mi è scoppiato il cuore, era bellissima, è stato meraviglioso poterla toccare e annusare al profumo dei fiori, è una bambina stupenda.
Ma è ovvio che all'inizio siamo totalmente inesperti, quindi è una cosa che con il passare dei giorni e delle settimane, quando sono, diciamo, cadute le barriere, quindi abbiamo cominciato a conoscerci meglio, gli abbracci erano diversi, hanno acquistato un calore diverso, il nostro rapporto con lei, capire come rapportarci, come indicarle che cosa fare, che cosa no, capire i suoi stati d'animo, le sue reazioni, le sue risposte, il suo carattere, insomma, tutto questo è qualcosa che matura nel tempo. Io, considerate che la conosco da quasi 3 mesi, non è tanto. Ovviamente adesso la sento non come figlia mia di più, cioè io proprio la sento come una parte del mio corpo, quindi assolutamente sì, è una cosa che viene, anche perché lei è una bambina molto affettuosa che si fa veramente amare, però è anche giusto ammettere che proprio diciamo, il rapporto si è approfondito nel tempo e il sentimento è diventato più forte, più tenace, più profondo con l'aumentare chiaramente della nostra conoscenza. Ti ha mai chiesto perché mi hai adottata? Se sì, cosa hai risposto? Allora, inizialmente mi sono resa conto che lei la parola adozione non sapeva neppure cosa volesse dire, nel senso che era un termine che non avevano usato molto con lei e le avevano semplicemente detto che sarebbe arrivata una nuova mamma e un nuovo papà, un nuovo babbo, come diciamo noi. E quindi è una cosa che le ho spiegato io nel tempo. La domanda che mi fa è: chi mi ha fatto? E io con molta naturalezza le spiego che non è nata dalla mia pancia e che lei si trovava in una situazione in cui aveva bisogno di un nuovo babbo, una nuova mamma, insomma non entro nel dettaglio, e che la suora che si prendeva cura di lei nell'istituto ha scelto noi, ha pensato che noi fossimo la coppia perfetta per lei e che quando ci hanno telefonato noi siamo corsi subito a prenderla per insomma darle una nuova famiglia, perché è vero che lei aveva bisogno di un nuovo babbo, una nuova mamma, ma anche noi avevamo tanto bisogno di una figlia e avevamo bisogno proprio di lei. Insomma, questo è quello che ci raccontiamo, come ho detto non entro nel dettaglio, comunque è una cosa alla quale veniamo preparati, il gestire il racconto dell'adozione, e questo è il modo con cui lo facciamo con lei in base alla sua esperienza e alla sua età. Come siete riusciti a creare un'intimità con lei? Vedo che ha molto legato con tutti ed è serena. Assolutamente sì, ma questo è dovuto soprattutto grazie a lei, perché è vero che siamo delle persone molto aperte, abbiamo tanti amici, insomma l'abbiamo subito immersa in quella che è la nostra vita, cercando di darle tante cose positive, tante esperienze positive, però anche lei che risponde molto bene. Una volta capite tutte le parentele, perché ovviamente un po' ci è voluto, però insomma dopo è stata un'esperienza per lei che ha vissuto, ecco, con molta naturalezza. Con noi è sempre stata tanto affettuosa, un po' con tutti, quindi baci, abbracci, contatto fisico, anche con il babbo, che magari a volte ci aspettiamo che ci sia più vicinanza, più attaccamento con la figura della mamma. Assolutamente no, lei adora farsi fare il solletico, quindi è una bambina molto 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 tranquilla, quindi siamo contenti. Quanti anni sono trascorsi complessivamente dalla consegna della disponibilità all'adozione? Ne sono trascorsi quasi 5. Tanti? Sì. Troppi? Assolutamente troppi. Nella coppia avete vissuto fasi in cui l'uno è stato più trainante dell'altro nel progetto adottivo? Assolutamente sì. All'inizio sono stata più trainante io, probabilmente perché sono quella più pratica, mi occupavo dei documenti, di inviare tutto, appuntamenti, eccetera. Nei momenti di difficoltà, nei quali che approfondirò in altri video, è stato molto trainante mio marito, quindi io volevo abbandonare tutto e grazie a lui non l'abbiamo fatto. E anche questo, è anche per questo che si affronta in coppia, no? Una cosa del genere, perché ci sono momenti in cui ci demoralizziamo o dei momenti in cui ci sembra troppo faticoso e l'altro serve proprio per ridarci la forza e rialzarci in piedi, quindi per noi è stato così. Bene ragazzi, il video finisce qui. Purtroppo mi sono resa conto che stava venendo troppo lungo e quindi ho deciso di tagliare le domande in due e dedicare un secondo video appunto alle altre domande sull'adozione che mi avete fatto. Come sempre io vi ringrazio per le domande, ma per le vostre parole, i vostri commenti, il vostro sostegno che ricevo ogni singolo giorno. Siete delle persone stupende. Vi dico solo che nel prossimo video risponderò anche alla domanda che mi avete fatto più di tutti: come si chiama la nostra bambina? Quindi niente, vi aspetto la prossima settimana con il secondo video sulle domande e risposte sull'adozione. A presto!